molto fortunato e molto bello per la musica italiana, quello con Mango, erano i primi anni Ottanta. Fantastico, cantante superlativo, veramente una potenza di canto veramente mondiale. Poi lui non ha mai voluto spostarsi però dall'Italia, aveva avuto un aggancio con Papa Tanasio, che era il produttore degli Aphrodite Child, ma non ha voluto andare via dal suo paese, dalla sua terra, dall'Italia, ha fatto una scelta di vita. E credo che è quello che ha voluto. Però era un cantante superlativo e anche un ottimo autore di canzoni. Per lui hai prodotto Oro? Io ho cominciato con Oro e poi Lei Verrà e poi tante altre canzoni, sì, certo. Prodotto. Ero il discografico. Riascoltiamoci Oro. E la sua voce era spettacolare. Veramente, è molto, con delle sonorità che erano molto moderne allora. Molto moderne. Il certo. Mahmood, possiamo fare questo tipo di comparazione? Ma tutto quello che passa nella nostra vita ci lascia qualcosa, per cui mi sembra giusto. Nessuno copia qualcun altro, è che il mondo che si presenta si porta sempre dietro qualcosa di bello che è rimasto, per cui è molto bene, importante. Mango. Figo, cioè aveva una bella presenza scenica Mango, aveva anche la presenza. Sì, aveva tutto, ma soprattutto questa voce che era figlia del cielo. Andiamo in pubblicità, sì. Ma quello che abbiamo da raccontarvi insieme a Mara Maionchi incrocerà molti destini, molte vite. Alcune appartengono veramente al nostro bagaglio musicale, sono diventate la nostra colonna sonora. Tra poco! È una cosa strana, il talento non può bastare chiaramente. No, nella carriera è certo che non può bastare. Se tu non la lavori il talento, non lavori per migliorare, per capire meglio, se non lavori, se non ti rendi disponibile talento, se non lo fai crescere si esaurisce. Oggi il talento cos'è? È uguale, è sempre uguale. Anche per persone... fare cantanti? Anche per fare, certo, senza talento, uno deve avere un talento, se esce qualcosa di vero c'è, può essere che qualcuno non lo capisca, ma questo è normale, ma però se tu riesci ad avere un risultato, in quel momento hai prodotto talento, nel senso che però il talento va lavorato, bisogna lavorarlo, bisogna leggere, bisogna capire, bisogna ampliare, se no si esaurisce, si ritorna indietro invece che andare, che aprirsi al mondo. Quando ha incontrato Gianna Nannini,